Il crimine non paga mai. A lungo termine il crimine non paga e vediamo dei casi lampanti che sono sotto il naso di tutti. Per tanti anni, in giro per il mondo, e tuttora accade, prendo una categoria che conoscono tutti. I taxisti, in molti casi, non generalizziamo, ma in molti casi non sono stati onesti, soprattutto con i turisti. Quindi quando arriva un turista, che cosa succede? Che la tariffa improvvisamente lievita. Arrivi in India e devi fare attenzione. Vai in Perù e devi fare attenzione. Vai a Cuba e devi fare attenzione. La stessa cosa succedeva in Italia con i turisti. Turisti arrivavano a Venezia, a Roma, a Milano. Nord, sud, centro, sempre la stessa identica cosa. Arriva il turista, bisogna spennarlo perché tanto mica torna. Ciao! Che cosa è successo? È nato Uber. È nato Uber. È nata questa applicazione che ha come obiettivo quello di dare delle tariffe certe alle persone che arrivano, al di là del colore della loro pelle, al di là della lingua che parlano, è chiaro, è scritto. Perché il crimine non paga? Beh, perché c'è una piattaforma di mezzo che si è messa tra il cliente e il taxista in questo caso. Ma ci sono tanti altri esempi, non solo quello del taxi. Quindi il taxista a lungo termine ha perso. Perché? Perché il crimine non paga. Non paga. Il crimine non paga a lungo termine. Tu non hai solo questa vita di questo corpo fisico. Tu, che stai facendo un'azione volta verso il male, lo sai. Lo sai. Puoi ingannare tutti, puoi ingannare il turista, puoi ingannare il vicino, puoi ingannare chi vuoi, puoi ingannare il giudice, ma non potrai mai ingannare te stesso, mai. Tu sai. Quindi fai grande attenzione quando fai azione. Perché il crimine non paga. Non c'è verso, tu sai. Ma quello lì gli vanno sempre tutte bene. Ma perché tu hai una visione corta delle cose. Mi fanno sorridere quelle persone che dicono, ma il karma ti inseguirà. Non è questione che ti insegue il karma. Non ti insegue nessuno. Tu sai. Tu sai. Sei tu che in realtà ti autocondanni a una vita miserabile. Potrai aver guadagnato qualche spiccio in più grazie a qualche inganno. Ma hai perso a lungo termine. Fai grande attenzione.